Attenzione. Te dico io, mannaggia. Beh, per voi. La tangente, tangentopoli indagato, guarda. Guarda come ride, come zaccoccia, va. Eh? Come ride, tangentopoli, Va senti il cinema. Fermati! Fammi toccare. Mannaggia il croce strada. Guarda come ride. Ma possibile c'ho questo solo, il morro? De che? Eh? Al fermati! Fammi toccare il cincillo. Ma fammi toccare, va a toccare la bella turca. No, come? Ah, la tangente l'ha presa, eh! Guarda. Mannaggia il bambo! Mannaggia la ma... No! Era un albicocca! Ci hai avuto paura, eh! Testa di cazzo, tu c'hai un bel buco a metterci! C'ho la maglietta, c'ho questa sola. Sì, c'ha questa sola, ma non è vero. Non è vero, non è vero. Questo... sul taschino quanto da gusto, eh? Eh o no? Nella stima. Oh no, da gusto? Bello dell'estate. Ruba tovaglia numero 7, sono io. Tu sei in testa di cazzo. Sette volte testa di cazzo. Quante? Vattene, mannaggia. Mamma mia, va via. 100% vegetale. Fermati! E la sto fermo! Ma che toppa? Che toppa? Ma come che mi fa? Mi sta tirando il pelo di braccio! Come capire? E fatto le dire tu, no? Sono stati tanti frutti. Ma perché è il pelo, dice che ti piace il pelo. Beh, ma mica delle api, no? Le accarezzà! Che gli era fare al pelo? Le accarezzà! Piano piano così? E certo! Col pennello! Levati con sta capoccia! Dammi in bacetto! Mannaggia! Dammi in bacetto! Ah. Vedi? Quanto è buono, eh? Quando via le tangenti, guarda come il cane. Guarda quanto è buono, buono buono, buono buono, poi rostellino bello. Senti che mi do la capoccia. Si può toccare, no, lì, untouchable, untouchable. Questa mattina non ho fatto niente. E che ti dà me? Da me, da me, per me. Le affezioni. Ma senti che ti dice, no? Ero distratto. Mi sono perso la nevicata, ma da qualche parte ancora c'è qualche residuo. No, invece non ce l'ho messo per niente. No, ma no, per niente, ragazzi. La solita storia, ecco, non per niente, guardate. C'è la neve lì, qui c'è tutta un po' di neve, vedi? Domani. Ma quanti grammi so di pasta? Oh no! Eh? 50. 50 grammi di pasta, secondo voi quanti so? Con arzugata, 50 grammi di pasta con arzugata. Chef, eccola! Chiara Carli, guardate che macco che ha fatto. Tonno e pomodorini e zucchino che ha? Al top, guardate. Sa. Gli europei sono alle porte. Andiamo a dare un occhio subito. Guardate qua. Samsung The Frame, valore 2K, 1800 puntate. Tutti questi bei prodotti. Andate in sezione Aste Live, TV audio. Guardate che roba, ragazzi. Pronti per essere vinti. Sta pieno, sta pieno, 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 pieno. Data 41,06 euro. Per vedere tutte le partite che vorrei. Ok, ci sei. Ora io vi lascio 10 puntate. Fate swipe, provate a vincere anche voi questi fantastici premi. Swipe. Guardando. Capitan Tsubasa. Ma come si fa Tsubasa? Si chiama Olly, Olly e Benji. Guarda, era Olly, no? Tsubasa, io dico, ma che è il monte? Io veramente. Siete più da Olly e Benji o Capitan Tsubasa? Tsubasa. Che assurdo. Hanno cambiato anche i cartoni quelli belli. Sono rimasto un po' male, ero tutto contento di vedere. Eccolo Olly. C'ha un nome improponibile, nemmeno l'ho capito. Voi l'avete capito come si chiama Benji su sto cartone? Sta già in Germania. Poi c'è uno col dentino così che
che vuole vincere contro Holly. Boh, non mi è piaciuta la prima puntata. Voi? La fottuta punto. Sì, e ora andiamo sulla fottuta punto Drillo, eh? O no, sei contento? Oh. Sei contento? Sei contento o no? Oh. Come una Pasqua. Come no? Oh no. Bello, guarda che bel capellino che c'è. Beh, ora... basta che t***mi, che adesso la fa. Adesso la fa, raga. Adesso ce la fa, perché se no uno potrebbe fare anche Cardinal Richelieu. Sì, dal Pipino. No, il Pipino il breve. Guardate che bella sta macchina, raga. Oh. La coccodrilla sta pieno. Coccodrilla sta pieno. Coccodrilla sta pieno. Ecco ragazzi, manca poco. Me lo state chiedendo in tanti, anche voi potrete avere questo cappello. Ha detto il tetto che fa calore. E che è? Tu spiegalo, tu la capì? Che è? Nonna Marì? Che è? Danni pannelle solari. Ah, ok. Dal vocabolario secondo Maria. Sì. Dai che verde! Scemo! Che è? Aspetta che paroscio! Che è? E ne è verde! No, non è verde, ma tu sei la... Come no? È rosso! Aspetta che fa verde! Sì. Agna. Fatto il pieno di piselli freschi e insalata. I sapori una volta. Buoni sti piselli, quanto è buoni. Meglio con le tagliatelle. Piselli, no? Ma che testa di cazzo! Ma che stronzo! Ma metti un po' di un pisello dentro. Mettici i pisellini, to. Mannaggia la mano! No! Oh! Hai aggiornato! Porca maglia! Oh! Apro lo sportello, lo pizza! Vai la parola! Mamma mia! Ma che è? Apro lo sportello, ma buccia! Un po'! La pressione! Costo partenza rapidi! Oh! Questo c'ha la potenza, quando parti strappa la frizione! Eh sì, che strappa! È certo! No, è certo! È certo. Portato! Eh? Dove stai o no? A San Francesco! A che fa? A guardà! A che fa? A guardà! E poi che fa? A guarda i cazzo degli altri. Oh. La preghiera. San Francesco aiutaci. A che fa? E andiamo avanti, nel lavoro, nella vita, dappertutto. Certo, ci aiuta San Francesco. Per allora. Noi. O oh, no? Accarezzo il coccodrillo. Perché? Perché è un animale che mi piace. Che fa? Mosca. E dopo? E dopo tromba. E poi? E poi da già fanculo. Coccodrillo? Eh? Come fa? Mosca. Come fa? Come? Come? Come un coglione. Come? Come un coglione. A San Damiano che ha fatto, nonna? Eh? Fatto il nome del padre. Che ha fatto? Caretto. Padre, figliolo, Spirito Santo, ho trovato il coglione. Ho trovato che mi mantiene finché il campo. Ma è dissing, è vero o no? Chi è il coglione si vede tra le gambe. Ma 63 anni fa. Oh, c'è una sorella, vedi? La sorella mo tu dici che qui si è posta. Ma portata a fare dove mi sono sposata 63 anni fa a San Damiano. Ma quella là, finestra, non era quella che si era affacciata a Santa Chiara? Così sappiamo. E che ha detto, sta pieno? Ha detto che quando si sposa ci vuole venire anche lui. Sì, mi sposo qua. Ha detto sta pieno, mi sa, Santa Chiara, vero o no? Hai fatto stamattina? Sì, però gli dà gusto venirci in giro. E voglia! È bella, è bella. Questa è coccodrillo santo. Da Santa Chiara, dalla sua quella fine, sì. E ha detto no, vabbè, sta pieno, ha fatto. Cretino. È vero? È vero, nonna Marì? Sì. Dai, cammina, giù in via. Poi Guardo, dice che non salivi sulla macchina. Guido io. Tu sei un trappolone. No, mi c'ha salito. No, tu sei un trappolone. Guido io. Ma giù le mani. Sei infetto. Sei un falsacchiotto. Che facete voi altri? Che facciamo noi altri? Che è? Va via.
Chi ce l'ha messa questa? Senti quanto è caldo. Levate Dio! Oh! Oh, senti quanto è caldo! Madonna. No! Ma via il bastone, via! Vada il bastone! Davvero! Papà? Va via che tiro! Si è dimesso o no? Sta... Va si è via. Dimesso? Va via! Si è dimesso o va no? Va via! Secondo me si dimette a breve. Si dimette il Papa. Portiamo il marino. Ti parete che ero io? La stavo a chiamare io dalla finestra. Ma senti che tanto, come? L'hai chiamata tu? No, ma quando? E l'hai chiamata tu? No, io non... No, ma l'hai chiamata tu? Per lei che devo andare a parlare. Eh? Eh? Mi pareva la. Chi l'ha chiamata? Vediamo stasera. Smetta, ti dico la chiamata io lì. Sono venuta dalla porta e l'ho chiamata. L'ho chiamata? L'hai chiamata tu? Ma quando l'hai chiamata? Quando? Che succede? Che hai detto? L'ho chiamata io. No. Alla finestra l'ho chiamata io. Io l'ho chiamata. Io non lo sopporto più. Gli faccio rossa. E pensavo che eri tu, no? Tu mangi eh? È finito? Io mi fuori cazzo. Stavolta. Testa di cazzo! Se ordini l'acqua e il vino viene a fare lo stronzo! Miau! Miau! Ma tu quanto qui dentro c'è? Miau! Ma tu il cervello non ce l'hai, sai! Miau! Imbecille, di qui grosse! Miau! Ma quando stai il telefono tu ti fai vedere quel che ti fai! Miau! Sì, sì, tu adesso fai anche, vedrai! Tu adesso fai con quel punto, ti fai vedere! Miau! Ah, testa di cazzo! Ma telefona sta a ordinare l'acqua e il vino, sta a fare un becino! Beh, ma tu amico! Capito perché odia così i gatti? Cioè, alla prossima volta fa il cane. Forse è meglio. O se no gli fa un bel cavallino. Meglio l'elefante. Se fuori l'elefante va bene? Vieni stasera a dirmi che è da parlare con gli attori. Siamo in diretta con Roberto. Sì, sì. Cristian e Flavio Briatore, vero? Sì, è Flavio. È uno? Guarda che allora ci parlo io. Sì, sì, stasera no. Alle 22 va aspettando. Ma va tranquillo. Si è offeso. Umbro, guardate che silhouette. Si mette il marsupio, Mette il marsupio, vai. Il muflone Umbro è pronto, è carico per arrivare in cima. Sognando la porchetta. Prima, guardate che panorama spettacolare, ragazzi. La corsa in salita a volte rappresenta, anzi, quasi sempre un po' la vita. Sali, 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 arrivi in vetta, scendi giù facile, poi però ridevi salire un'altra volta, non si finisce mai. Però bello così, bello così. Ah, che bello. Poi c'è anche un coccodrillo, eccolo. Saluta. Oggi hanno messo la canzone a scuola, vero? Grandi. Sta pieno su tutte le aule, Certo. Voglio vedere domani, Così famo un cazzo a tutti i professori. Già che li facevo un cazzo io. Adesso c'hanno anche il fantasma di Carletto Life, capito? Ti è piaciuta la diretta? Moltissimo. Ma il fai toccare il cincillà. Ma vaffanculo. No. Ah, come toccare il cincillà. Ma va. E levati. Mamma mia, che cattivo. Ma che stai a guardare? Oh no, che stai a guardare? Sto guardando la socca. No! Ma non si vede il culo e basta. Ma se non vedete niente, perché noi altri vediamo queste cose. Che stai a guardare, Levati! Levati! Che stai a guardare, o no? Ma il culo, va a dormire allora. Perché? Per nessuno dice la verità. Ma... Se sto a guardare, canta l'una, andrò... Sto solo!
finito. Vabbè, ma è finito. Alle 11:15. E Renato zero. Ti piace? Beh. È o no? Qui. Della TV. Non mi piace. Perché? Perché non mi piace. Qua, dopo la diretta, è stata veramente bella. Poi, comunque, ricevere i complimenti da Flavio Briatore non è da tutti i giorni, quindi sono super contento e bello, bello, bello. E niente, chi ci poteva mai pensare, però è quello che vi dico sempre, se avete un obiettivo andate avanti, poi si creano delle situazioni pazzesche come queste. Ringrazio anche Robby e Cri e niente, vado a letto così, come un semplice coccodrillo. Ci vediamo domani, mi raccomando, belli carichi, perché sta pieno. Non so se avete notato, ma questi giorni sono molto più presente, perché è uscita la canzone, abbiamo fatto altre cose, quindi sono un po' più libero mentalmente, riesco a fare tanti contenuti, sono super felice. Quindi grazie mille che mi supportate, continuiamo così.